Un viaggio in camion, scortato dalle forze dell'ordine, è arrivato così da Siracusa a Rovereto il prezioso dipinto di Caravaggio Il Seppellimento di Santa Lucia. L'opera sarà esposta al Museo al Marte, il Museo d'Arte Contemporanea della città. Francesco Maltoni. Un viaggio da un capo all'altro dello stivale. Scortato da polizia e carabinieri è arrivato a Rovereto il seppellimento di Santa Lucia, pezzo forte della mostra Caravaggio il Contemporaneo aperta al Mart dal 9 ottobre. Il quadro di proprietà del Fondo Edifici di Culto che fa capo al Ministero dell'Interno è una delle opere più celebri realizzate dal pittore in Sicilia. È stato il presidente del museo Vittorio Sgarbi a volere fortemente il prestito che non ha mancato di sollevare polemiche per i rischi dovuti anche alle dimensioni 12 metri quadrati. A seguire il trasporto Roberto Ciabattoni dell'Istituto Superiore per il Restauro. L'opera viaggia protetta in un eh, guscio ammortizzato, eh, quindi esistono dispositivi smorzanti delle, delle eh, vibrazioni... E vengono eliminate poi diciamo, quelle che possono essere considerate rischi accidentali. A Roma il quadro è stato sottoposto a un check-up, mentre a Siracusa la chiesa che lo ospita potrà dotarsi di un nuovo sistema di sicurezza finanziato proprio dal MART. L'allestimento della mostra è seguito da Clarenza Catullo. Il MART, tra l'altro, non è nuovo a questo tipo di proposta eh, diciamo, comparativa fra antico e contemporaneo. Devo ricordare la mostra dove abbiamo proposto eh, questo paragone fra Antonello da Messina e il ritratto contemporaneo. Il rientro è previsto per dicembre, in tempo per i festeggiamenti della patrona di Siracusa. La retrospettiva rimarrà però aperta fino a febbraio, esponendo una copia in 3D della tela.